Attenzione, l'Inter con Çalhanoğlu da sinistra, il cross murato, peccato c'era superiorità, ma ancora l'Inter con Di Marco riprova il cross al centro, Taremi, Darmian, e il gol! E c'è! Di Matteo! Darmian sulla spizzata di Taremi fa gol, l'ha fatto fare il gol a Darmian che si inserisce da destra, doppio colpo di testa e l'Inter dopo 5 minuti è già in vantaggio, Internazionale 1, Lecce 0. Linea di fondo e allora Barella può crossare da destra, arriva il cross per Thuram, palla ancora lì e si tengono tutti e due, alla fine calcio di rigore, esulta Thuram perché c'è stato un corpo a corpo tra Gaspar e Thuram, protestavano tutti e due. E alla fine dà ragione al francese dell'Inter, quindi Çalhanoğlu contro Falcone. Falcone 24esimo minuto volta. Del secondo tempo, parte il sultano con il numero 20 sulla maglia, momento chiave della partita, si asciuga il sudore, Hakan Çalhanoğlu, dice l'arbitro Di Marco, Di Marco scritto di staccato Marco, non come quello dell'Inter che Di Marco tutt'uno. Fa tenere la distanza a tutti, fuori dall'aria. Dai, Vladimiro, dai. Tutto pronto? Parte Çalhanoğlu contro Falcone. Dai, Vladimiro, prendila. Hakan Çalhanoğlu! E raddoppia l'Internazionale! E allora, caro Simone, Ciala, lo sai perché? Diciamoglielo. Tu non segnavi mai. Diciamoglielo a Furio. Avevi intorno a te tanto Milan, lo sai. Ora che sei con noi, la rete gonfierai, idolo nero blu. Insieme a Hakan Çalhanoğlu. Guarda che 17 su 17 che barbato fosse intonato lo sapevo, ma devo dire che anche Michele si difende decisamente bene. Ma voi sapete